lo ospiti. Sarà dura. Sì, dammi un radiomicrofono. Dopo Valentino Ferro rischiamo di essere quelli che parlano solo della memoria, dell'avanguardia, ma tenete conto che un buon modo per trattare la questione della memoria e di ciò che accade nella nostra vita è ricicciare quella splendida citazione di Mahler, che era legata sia alla tradizione, che riguarda il fatto che non si tratta di conservare le ceneri, ma di mantenere il fuoco acceso. Roma, questa città, ha una vocazione. Non a caso il teatro di ricerca e dell'avanguardia nasce qui, non è che nasce a Milano o nasce a Londra. C'è una peculiarità in questa città e secondo me su questo varrebbe la pena veramente scandagliare. Prima, parlando con alcuni amici proprio della stratigrafia, no? Cioè, qua, i sedimenti, avete presente? Dobbiamo fare carotaggi, non ricostruire i percorsi di memoria, i tracciati storici, carotaggi per cercare la vena, le doppie metafore, ma ci sta, ci sta, per cercare la vena di questa città da rigenerare. Questa città, ma non solo questa città, l'intero sistema è in caduta libera, non solo il teatro, non è solo un problema che non c'è il lavoro per gli attori o per le maestranze, il problema è di carattere generale. E attenti a non cadere nell'equivoco agli intellettuali da una parte e gli artisti dall'altra. Questa immagine, non so se siete chiesti perché campeggia, no? Sergio l'ha scelta te, non suppongo. Io lo so perché campeggia. Perché due settimane fa, di 40 anni fa, a Roma abbiamo inventato gli indiani metropolitani. Io ero tra i 5, i 3, i 4, che abbiamo coniato il termine. Allora si pescava, ma proprio dentro un pozzo, dentro una consapevolezza inquietante, che io poi recentemente, poi se fate gli indiani metropolitani su Google trovate subito questa cosa che ho scritto qualche settimana fa, l'inizio della fine. Allora si iniziava a parlare di proletariato giovanile. Oggi il termine preciso, più preciso, è il cognitariato, è il proletariato cognitivo, in cui rientriamo un po' tutti. Io che ho 60 anni e alcuni di voi che ne hanno 30, 40, questa cosa, e non riguarda solo i laureati disoccupati, quanto è urgente questa cosa per un sistema che non si sta più pensando. Il teatro è questo. Chi pensa che il teatro, e sono drastico su questo, sia solo un'arte, sbagliano. Il teatro nasce prima, la parola arse in latina arriva secoli dopo. Ma non è solo un problema che i latini nominano arse, no, è che grazie al teatro nasce la cittadinanza. È una condizione attiva molto, molto più ampia, non dico migliore, sicuramente più ampia e precedente. Questa cosa mi conforta. Da quando io mi sono smarcato dal teatro, io ero un critico dell'avanguardia negli anni 70-80, ero un critico della post-avanguardia, dato che sarebbe importante, e con Calvin ho parlato più di una volta e speriamo di farlo, un'azione in città che possa anche ricordare meglio una figura come Beppe Bartolucci. Io definisco un rabdomante, uno di quei critici militanti che hanno proprio contribuito a fondare un ambito. Bravo. Chiudo la parentesi. Perché è importante queste tracce di memoria e individuare, e io le incarno questa cosa. Io so che dentro di me, dentro la mia sensibilità, dentro la mia intelligenza, dentro il mio coraggio, c'è quella vocazione teatrale da... Quale? È di un teatro che cerca. C'è un concetto bellissimo che ci aiuta a capire che cosa sia il teatro, è percezione condivisa, non solo di oggetti, ma di tempo e di spazio. Mettere nello spazio il teatro è ciò che fa la differenza. Quando Antonio Calvi ci fa vedere quelle immagini interessanti, ci fa capire, molti di noi lo sanno e come se lo sanno, è da un pezzo, di come il teatro sia funzionale alla rigenerazione urbana. Svolge una funzione paradossale, paradossalmente economica. Ecco, quanto sarebbe interessante...